nuova edizione del nostro videogiornale. Bentornati. Vicenza, ragazzino sequestrato e picchiato in un capannone abbandonato, arrestato un pregiudicato. È stato sequestrato per 20 minuti, picchiato con un bastone da un pregiudicato all'interno di un capannone in disuso che l'uomo usava come ricovero. Il responsabile, un senza dimora di origini tunisine con precedenti, il giudice ne ha disposto la custodia in carcere. L'accusa di sequestro di persona, lesioni personali aggravate. 9. Violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro, sospeso un laboratorio, multe per 30.000 euro. All'interno del laboratorio gestito da cinesi, fra i 10 operai presenti, individuato un 56enne dello stesso paese asiatico che era sprovvisto di permesso di soggiorno. L'attività sospesa per gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Brogliano, Valleagno, ecco le azioni dei 6 comuni contro l'inquinamento e per il risparmio energetico. Recuaro, Valdagno, Cornedo, Brogliano, Castelgomberto, Trissino, uniti per l'ambiente. Rinnovato l'impegno del piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima. Obiettivo riduzione del 40% delle emissioni di gas serra entro il 2030, rilanciando il proprio impegno e introducendo anche il comparto industriale e le misure per la riduzione delle polveri sottili in linea con il programma locale per la qualità dell'aria. Vicenza, Giuseppe Castaman, ecco il piano di Viacqua per affrontare la crisi idrica. Un recente studio mostra come il Veneto sia una delle regioni d'Italia più a rischio siccità, con gravi ripercussioni soprattutto nel settore agricoltura. Con 33 milioni arrivati dai fondi PNRR, Viacqua e altre società stanno predisponendo un grande articolato piano per ridurre le perdite degli acquedotti. Previsioni meteo. Una perturbazione atlantica sta entrando sul nord Italia. Dopo quasi 2 mesi di attesa, il Vicentino vedrà pioggia diffusa su gran parte del territorio. I venti da nord aiuteranno a pulire l'aria dallo smog e polveri sottili che si sono accumulate nell'ultimo periodo. La pagina dell'Econazionale, UE ok alla direttiva sulle case green, Pichetto Frattin, obiettivi irraggiungibili. È arrivato il via libera dell'Eurocamera sulle case green, la cosiddetta direttiva per l'efficienza energetica degli edifici in tutta Europa. I sì 343, 216 contrari, 78 astenuti. Migranti, sbarchi triplicati nel 2023 per Crosetto e la strategia della Wagner. A pochi giorni dall'approvazione del decreto migranti a Cutro, Meloni riunisce i ministri, i vertici dei servizi segreti a Palazzo Chigi. Il governo vuole valutare nuove soluzioni per affrontare l'emergenza sbarchi, che stando ai numeri del Viminale registra numeri triplicati rispetto allo scorso anno. Sport tennis, Indian Wells, Sinner batte Mannarino. Jannik Sinner vola agli ottavi di finale dei Master 1000 di Indian Wells. Dopo la vittoria all'esordio con Gasquet, l'azzurro ha eliminato un altro francese. 10 anni con Papa Francesco, la pace, un nuovo podcast per celebrare la ricorrenza. 10 anni di pontificato per Papa Francesco celebrati con un podcast registrato in Vaticano pubblicato su vaticannews.it. È tutto per oggi, grazie dell'attenzione, a domani.